Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di mascherine all'aperto, tamponi in discoteca e altri obblighi che a quanto pare arriveranno in Italia perché verso Natale ci sarà la stretta, ma ne parliamo bene in questo video. Prima di iniziare vorrei chiedere a tutti coloro che mi stanno guardando in questo momento e che non sono ancora iscritti al mio canale di YouTube di iscriversi qui sotto e di attivare anche la campanellina. A voi costa poco però potete aiutare il mio canale a crescere e a diventare sempre più conosciuto grazie quindi come avete visto dal titolo del video oggi parliamo di omicron la variante omicron che sta dilagando in tutta Europa i contagi praticamente pare che stanno raddoppiando nel giro di 1-3 giorni e in Italia sono salite a 84 le sequenze di Omicron analizzate e depositate nella piattaforma Icogen, che questa, questa piattaforma riceve tutte le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori regionali coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità ISS, Istituto Superiore di Sanità. Il dato pare che è in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri l'altro giorno, l'altra mattina e la maggior parte delle segnalazioni è arrivata da Lombardia con 33, Campania con 20, mentre in generale la variante è segnalata in 13 regioni, quindi avremo Lazio con 8, Puglia con 7, Veneto con 5 Piemonte e Emilia Romagna con due, Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana con uno, e m, Bolzano con uno. Quindi si, praticamente si, si sta valutando l'obbligo del bacchino, diciamo che lo sapete, non posso dirlo qui su YouTube, a causa di, di, di restrizioni, anche qua sopra su YouTube, se si usano determinate parole quindi in pratica eh, ricapitolando si, si valuterebbe l'obbligo vaccinale anche a nuove categorie tra le varie ipotesi sul tavolo della cabina di regia che è, voi lo sapete è stato convocato per giovedì 23 dicembre prossimo giovedì e sarà presieduto dal premier mario draghi tra l'altro apro una parentesi mh, Domenica sera ho fatto proprio una diretta live dove abbiamo parlato di tutte queste cosine. Quindi, se vi siete persi la diretta live, vi consiglio di andare sul mio canale e di andarla a vedere, perché è, una diretta, è stata una diretta molto ma molto interessante. Chiusa parentesi: quindi ci sarebbe un'eventuale ulteriore estensione dell'obbligo vaccinale a particolare. A particolari categorie di maggior con, di persone che sono a contatto con il pubblico. L'eventuale, tra l'altro, valutazione sarebbe fatta anche sulla base di tutti i risultati della nuova indagine rapida, quella che si chiama Flash Survey, eh? decisa proprio dal Ministero della Salute per stimare la prevalenza della variante Omicron in Italia, che sarà effettuata proprio a partire da il, eh, da lunedì 20 di dicembre quindi ricapitolando l'obbligo di mascherina all'aperto o la possibilità di, di chiedere un tampone oltre al green pass eh, al biglietto verde per accedere ai locali al chiuso particolarmente affollati come per esempio le discoteche queste sono alcune delle misure che la cabina di regia potrebbe valutare per incoraggiare a osservare comportamenti prudenti durante le festività e la riunione, alcune fonti ci fanno sapere, servi servirà a fare un punto della situazione alla luce proprio di tutti i dati aggiornati sul Covid. A, e a fare anche valutazioni su eventuali misure per le, mini, le, le, prossime, le prossime feste di Natale, Natale e Capodanno, fino ad arrivare all'Epifania addirittura. E si potrebbe anche riflettere sulla possibilità di accorciare la durata del Green Pass. Quindi c'è anche, anche questa ipotesi. Poi, poi tra l'altro eh, c'è anche in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM, il nuovo decreto che ci indica tutte le, mo le modalità per la revoca del Green Pass qualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del documento oppure in caso di mh, pass lascia passare falsi. A generare tutta questa revoca automatica sarà eh, fatta in caso di positività e la piattaforma nazionale DGC gc eh, che la, potrebbe appunto revocare questi questi passi questa revoca sarà comunque eh, anche comunicata al gateway europeo quindi non solo rimane in italia ma finisce anche in europa quindi i nostri dati voi lo sapete, in barba alla privacy non rimangono in Italia, se ne vanno in giro per l'Europa, ah, chiuso parentesi eh. sarà poi anche annullata automaticamente a seguito dell'emissione dell della certificazione verde di guarigione. Quindi prima te lo cancellano e poi te lo rimettono. Nel caso in cui ti ammali, te lo cancellano. Nel caso in cui guarisci, te lo rimettono. E non ci sono, diciamo, alternative. Poi ci sarebbe l'ipotesi di un coprifuoco selettivo molto molto importante. Secondo appunto le indiscrezioni che sono arrivate dalla stampa, il governo Draghi pensa ad alcune limitazioni e guarda con, proprio con interesse a, a quello che hanno fatto in Austria. Il Ministero della Salute austriaco, adesso non so se lo pronuncio bene, Volk, Wolfgang. Muekstein, non so se l'ho detto bene. Eh? Spero di sì. Annun ha praticamente annunciato un Natale in quarantena per i Novax. Eh? Così dice che dal 24 al 26, e per la fine dell'anno potranno lasciare casa solo per visitare una persona cara. Una persona cara. C'è quindi anche l'ipotesi di un coprifuoco selettivo nei giorni più a rischio assembramenti e in alcune fasce orarie. Intanto l'epidemiologo del CTS Donato Greco ha lanciato anche un allarme: Omicron ha una trasmissibilità elevata ed è destinata a dilagare anche tra di noi. Ecco, questo è molto importante. Poi. In Francia c'è un'ipotesi di restrizioni significative. Significa, significative così dicono. Infatti, ci sono forti timori anche in Francia per questo problema. Eh? E il Comitato Scientifico Francese per l'emergenza Covid ha, inviato, ha invitato praticamente il governo francese a introdurre restrizioni significative in occasione del Capodanno, in considerazione appunto dell'accelerazione dell'epidemia e dei rischi connessi alle, alle attività, alle nuove festività di fine anno, eh, e le autorità devono poter adottare delle misure restrittive significative, comprese, se anche il caso, con delle limitazioni delle attività collettive o addirittura un coprifuoco, questo è quello che dice il comitato e infatti anche in questi giorni il comune di Parigi ha annunciato anche la cancellazione dei fuochi d'artificio e dei concerti previsti sugli Champs-Élysées per la sera del 31 di dicembre. Quindi adesso non ci resta che aspettare e vedere che cosa deciderà la cabina di regia presieduta dal nostro Mario Draghi che ci sarà il 23 di dicembre. Se avete altre informazioni in merito o altri aggiornamenti e volete farcelo sapere a tutti quanti, me compreso, fatemelo sapere qui sotto nei commenti così io posso prendere nota e eventualmente aggiornare anche gli altri che stanno seguendo il mio canale. Con questo è tutto, ti ringrazio per avermi guardato, ti ricordo di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità, tutti i prossimi video che usciranno sempre qui sul mio canale di YouTube. Ti aspetto, ciao!